bentornati su un nuovissimo Mille Film. Questa sera Francesco Ippolito ci parlerà del film del 1973, La bottega che vendeva la morte, dove Peter Cushing è un vecchietto che gestisce uno strano negozio di antiquariato. Guai ad ingannarlo, chi lo fa va incontro ad orribili esperienze, ma ce ne parlerà meglio Francesco. A te la parola, grazie. Salve, buona visione a tutti e benvenuti su nuovissimo Mille Film. Intanto ringrazio il bravissimo Walter che mi ha voluto invitare ancora una volta per fare un'altra recensione. Grazie Walter, cominciamo subito con il film. Come vedete con me c'è il pipistrello che sicuramente mi darà l'ispirazione giusta per questo film horror. Grazie pipistrello. Cominciamo subito con la nostra recensione. La bottega che vendeva la morte. Questo è il titolo agghiacciante del film. Un film inglese del 1973. Si tratta praticamente di un film ad episodi, titolo originale Tales from Beyond the Grave, molto ben diretto da Kevin Connor. È ancora un film ad episodi, fedele alla struttura Amicus nell'ironica legge del taglione. La regia e la fotografia di Alan Hume, un'ottima fotografia, traducono con immagini affascinanti il fantastico rarefatto del soggetto, specie nell'ultimo episodio costantemente soffuso in una luce azzurra. Molto ben diretto questo film da Kevin Connor, quindi. Parliamo adesso del cast, dell'ottimo cast. Innanzitutto il grandissimo Peter Cushing nel ruolo di un vecchietto, uno strano vecchietto antiquario. E ancora il cast comprende Ian Bunnen, Donald Pleasence, Angela Pleasence, Diana Dors e Margaret Leighton. Il film ha episodi quindi della mitica Amicus, è collegato da un filo conduttore e praticamente sarebbe una bottega, praticamente la bottega che vendeva la morte, che non è altro che un negozio di antiquariato gestito da uno strano e cordiale vecchietto, magistralmente interpretato da Peter Cushing, che fa finta di non accorgersi che i suoi clienti spesso lo derubano e lo truffano alle sue spalle, e per questo pagheranno molto caro, anche se al momento non potranno chiaramente rendersene conto. Il merito di questo gran bel film va ad un'ottima coppia di sceneggiatori, al decisivo apporto di una regia curata e scorrevole e al tono fotografico dell'immagine di indubbio fascino. Questo si può considerare senz'altro uno dei migliori film horror degli anni 70. Il leitmotiv che si ripeterà all'inizio di ognuno dei quattro orrorifici episodi è un piccolo negozio di antiquariato che reca l'insegna Temptation LTD. Il proprietario, un vecchietto strano ma
abbastanza cordiale, fa finta di non accorgersi, come abbiamo già detto, dei piccoli furti ed imbrogli dei clienti a suo danno. Il primo cliente che entra è un certo Edward Charlton, il quale riesce a impossessarsi per una cifra ridicola e bassissima di un prezioso specchio barocco, ma dopo una seduta spiritica. Nello specchio compare una figura spettrale, orrenda, che lo costringe ad uccidere diverse persone per nutrirlo col loro sangue ed infine a suicidarsi. Un nuovo proprietario acquista appartamento e specchio e decide di improvvisare una seduta spiritica. Il secondo episodio si intitola An Act of Kindness. È un ufficiale, anzi un ex ufficiale, un certo Love, ruba una medaglia al valore per impressionare un vecchio soldato. Underwood, interpretato magistralmente da Donald Pleasence, di cui diventa anche molto amico. Love incontra quindi la figlia di Underwood, Emily, e se ne innamora. La figlia interpretata da Angela Pleasence, la figlia di Donald Pleasence, la quale pratica il voodoo e libera Love dall'insopportabile moglie, facendole fare una bruttissima fine. Love sposerà Emily, ma durante la cerimonia nuziale, al taglio della torta, cosa succede praticamente? Emily trafigge col coltello il pupazzo raffigurante lo sposo e Love muore all'istante. Passiamo al terzo episodio, The Elemental. Dopo aver truffato il proprietario del negozietto, tornando a casa in treno, Reggie Warren fa la conoscenza di un'eccentrica, veggente vecchietta, Madame Orloff, che lo avvisa che ha sulla spalla uno spiritello elementare. Quando più tardi sua moglie Susan viene aggredita da una presenza invisibile, Reggie chiede aiuto alla veggente che cerca di esorcizzare lo spirito. Ma questo si impossessa di Susan e ucciderà Reggie. Il quarto episodio si intitola The Door. William Seaton acquista una porta preziosa e ricca di intagli ed è l'unico che resiste alla tentazione di derubare il proprietario, il vecchietto. Una volta sistematala a casa, questa porta scopre che essa dà su uno studio antico barocco. Entratovi, William trova su una scrivania un libro, un misterioso e antico tomo, in cui è spiegato che la stanza e la porta erano state realizzate da un occultista seicentesco, praticamente uno stregone, un certo Sir Michael Sinclair, per imprigionarvi individui il cui sangue donerebbe al mago, anzi allo stregone, l'immortalità. William riesce a fuggire dalla stanza, afferra un'ascia e distrugge la porta, riesce a distruggerla. La stanza così si dissolve. E in questo modo William salva la vita
Ricordiamoci che è stato l'unico che si è comportato onestamente al negozietto di antiquariato, l'unico che non ha truffato, che non ha rubato, e così ha avuta salva la vita. Il film termina con la visione di un altro cliente che entra nel negozietto dell'antiquario, dentro la bottega che vendeva la morte. Ma la morte per i truffatori, per gli imbroglioni, non per gli onesti. Infatti, William, che è stato l'unico a comportarsi onestamente, si è salvato. Tutti gli altri, invece, hanno fatto una brutta fine. Chissà come si comporterà il prossimo cliente. Sarà onesto e quindi avrà salva la vita, oppure si comporterà disonestamente. Ruberà forse qualcosa? Se così fosse, troverà anche lui una morte orribile, come tutti gli altri che non si sono comportati bene. Questa è la morale di questo film, che quindi non è soltanto un horror fine a se stesso, ma ha anche una sua morale. Comunque, io ho terminato la mia recensione. Vi straconsiglio questo bellissimo horror cult ad episodi della Amicus, qualora non l'abbiate visto. Buona visione quindi con La bottega che vendeva la morte, da vedere, rivedere e rivalutare. Buona terrificante visione a tutti.